Ciao, io sono Margherita e benvenuti nel mio canale. Oggi vi porterò un video abbastanza diverso che in realtà io ho già provato a fare un sacco di tempo fa, ma non l'avevo pubblicato perché non era andato molto bene. Ma comunque, diciamo, questa volta ho deciso appunto di postarlo perché ho detto, vabbè, ma perché no? Come avrete ormai letto dal titolo, questa sarà la mia prima 24 Hour Reading Challenge, ovvero cercherò di leggere il più possibile in 24 ore. Premetto che questo è il mio primo video di questo genere, quindi vediamo, piano piano magari proverò a rifarli e vedremo come vanno. Comunque sono abbastanza contenta di quello che ho fatto, perché ovviamente io vedo altre persone che fanno queste reading challenge e magari leggono 1000 pagine, 2000 pagine. Io, ragazzi, mi dispiace, ma non sono così, perché io sono una persona che legge molto lentamente. E nonostante tutto, comunque, io ho letto molto tempo. Non ho letto tutta la notte, però ho fatto il più possibile, quello che più mi aggradava. Prima di cominciare, però, volevo ricordarvi che sono un'affiliata Amazon e giù in descrizione troverete i link per i libri di cui ho parlato. E se vi va di guardare, troverete anche altre cosucce, come magari i link per Goodreads, per Instagram e per TikTok. Spero che questo video vi piaccia. Nel frattempo io vi do un bacione e buona visione. Allora, oggi siamo a lunedì 7 dicembre e sono le 10 di sera e ho deciso di fare questa challenge di quanto io riesco a leggere in 24 ore. Quindi adesso io mi metterò a leggere, anzi a finire di leggere, La Corona di Fuoco di Sarah J. Maas. E mi mancano circa 80 pagine per finire questo libro, quindi ce la posso fare tranquillamente. E poi, ora, spero stasera, altrimenti domani, ma comunque ce la dovrei fare almeno a leggere un pochino, voglio iniziare questa meraviglia, ovvero Tenebre e Ossa di Leigh Bardugo, e ovvero il primo libro della trilogia degli Grishaverse. Ancora c'è solamente il primo libro in italiano, quindi per adesso leggerò questo. E non è un libro troppo lungo e non so, vorrei riuscire a finirlo domani, però non lo so. Comunque io non ho nemmeno detto come funzionerebbe questa challenge. Io ho deciso appunto di iniziare stasera alle 10 e finire poi domani alle 10. C'è chi fa tutta la notte, ma io non ce la faccio perché non ce la potrei fare. Io non sono quel genere di persona, ho bisogno di dormire io, altrimenti sono ingestibile. E quindi appunto niente, adesso inizio a leggere e semmai vi farò un aggiornamento un pochino più tardi. Se parlo a bassa voce, ma è molto tardi e mi stanno dormendo. Vi prometto che domani sarà un pochino con più qualità questo video, perché adesso sto facendo veramente con delle luci assurde. Ma sono riuscita a finire La Corona di Fuoco, ragazzi. Oh mio Dio, mi sono innamorata di questo libro. È veramente, veramente bello. Domani ne parlerò meglio, ma non ce la faccio ad andare avanti con la lettura, quindi a iniziare Tenebre e Ossa, perché sono veramente stanca. Ci ho messo molto di più del previsto a leggere e sono appunto mezzanotte e mezza. E visto che domani mi devo svegliare presto se voglio appunto continuare la lettura, quindi comunque cercherò di leggere il più possibile domani. E niente, per adesso vi do la buonanotte e ci vediamo domani. Buongiorno. Allora, intanto qui c'è la mia colazione, che è ovvero porridge. E allora, innanzitutto mi sono svegliata un pochino tardi, perché sono adesso le 8:30. E sì, mi sono svegliata tardi, però vabbè, avevo intenzione di svegliarmi almeno verso le 7:30, ma ormai è andata così. Quindi, ieri sera sono riuscita a finire La Corona di Fuoco di Sarah J. Maas. E devo dire che è stata una lettura veramente, veramente interessante. La prima parte del libro non mi era piaciuta così tanto, o meglio, la prima parte del libro non era il momento giusto in cui l'ho letta, quindi l'ho letta nel momento sbagliato, e infatti l'avevo lasciata. Ero arrivata tipo a pagina 130 e poi l'avevo lasciata. Mentre quando l'ho ripreso in questi giorni, giusto appunto per finirlo, mi sono di nuovo innamorata. E infatti penso che appunto continuerò di nuovo la serie, voglio finirla assolutamente. Se sentite il rumore, è l'acqua che sta bollendo per fare il tè. E niente, io a questo libro ho dato 4 stelle, ma è più di 4 stelle, cioè semplicemente perché alcune cose proprio della saga non mi piacciono, tipo il fatto che
le donne siano così tanto dipendenti dagli uomini, che c'è sempre questa cosa che l'uomo deve proteggere la donna, che lei deve essere protetta, e questa cosa non mi piace perché non è vero, cioè lei è forte, quindi non ha nemmeno bisogno di essere protetta. Spingo l'acqua perché sennò... E insomma, dicevo che per questa cosa ha perso un po', perché ogni volta che succedeva un qualcosa in cui l'uomo doveva proteggere la donna, io dicevo... Però nonostante tutto questo è veramente... mi è piaciuto tanto e sono riuscita a leggerlo in poco tempo e sono molto contenta. Ma adesso è arrivato il momento di questa bellezza qua e sì, adesso inizierò questo e vediamo quanto riesco a leggerlo almeno nel frattempo che sto mangiando. E niente, poi dopo tanto devo sistemare un pochino la mia stanza, metterò l'audiolibro di Nevernight e... vado avanti così. Adesso sono circa le 10:30 più o meno e io, a parte una mezz'oretta che mi sono distratta a fare altre cose, sono andata un pochino avanti con il libro. Sono arrivata a pagina 50 e mi sta piacendo veramente tanto. Allora, io devo... cioè, premetto che io sono slow reader, quindi leggo veramente lentamente. Cioè, io per partire ci metto tanto e diciamo all'inizio posso leggere una ventina, massimo trentina di pagine in un'ora. Il che, cioè, ci sono persone che leggono 100 pagine in un'ora e sono tipo, come fanno? Come? Però vabbè, diciamo che questo libro mi sta piacendo veramente tanto. Non so sinceramente se l'ho detto, comunque è veramente bellissimo. Cioè, già dall'inizio ti sparaflescia in questo mondo che a me ricorda molto la Russia, sinceramente. Sì, non dice niente. Comunque, secondo me, il mondo ricorda molto la Russia, anche i nomi, le cose, non lo so, mi ricorda la Russia. E mi piace molto, molto, mi interessa molto questo libro, mi sta veramente piacendo, i personaggi sono ben fatti, lei mi piace. L'unica cosa è un po', diciamo, non scontata, ma una cosa un po' già vista, nel senso che lei è una ragazza un po' sfigatella, che non sa fare bene il suo lavoro, e boom, si scopre tipo che ha un potere super mega iperfico, tutte cose così. E vabbè, tanto si scopre all'inizio, quindi non è uno spoiler. È un pochino troppo scontato, ecco. Però diciamo che comunque la storia mi sta piacendo. Quindi adesso continuo, leggo forse altri 2-3 capitoli, poi mi metto a sistemare la stanza. Ciao ragazzi, qui la situazione sta andando un pochino a rilento, adesso sono le 4:30 e io sono a pagina 160 e diciamo che, a parte ho fatto una pausa di circa un'oretta per mangiare prima, diciamo sto andando un po' a rilento perché ieri mi è venuto il ciclo e sto veramente malissimo, infatti c'ho il mio maglione qua sulla pancia perché è la cosa più calda che ho. Ho il mio gattino che mi fa compagnia. Sto veramente male, quindi... però sto continuando a leggere e mi piace molto. Un po' lo sto ascoltando, un po' lo sto proprio leggendo. E mi dovrebbe mancare poco per finirlo. Ora penso che mi metterò ad ascoltare un pochino l'audiolibro. Quindi ho già in mente un libricino da leggere dopo, però ve lo dirò più tardi perché per adesso voglio finire questo. Quindi la mia mente deve essere qui. Comunque diciamo che sta andando meglio di quanto mi aspettassi. Allora ragazzi, ciao! Se mi vedete sconvolta è perché lo sono. Allora, ma adesso sono le 6:00 e io sono riuscita a finire Tenebre Ossa di Leigh Bardugo ed è stato un libro veramente veramente interessante, mi è piaciuto molto. Gli ho dato, per adesso almeno a mente fresca, gli ho dato 4,5 stelline perché non c'è stato poi alla fine niente di particolare che non mi sia piaciuto. Però magari ne parlerò meglio su Instagram in un post perché in questo momento sono parecchio stanca e ho un po' di pensieri un po' confusi. Comunque adesso sono uscita un secondo per prendere un pochino d'aria e sono andata in farmacia, yay. Mentre adesso leggerò questo, ovvero Quanto di Natale, che è un libro veramente cortissimo. Io l'ho già letto ma tipo quando ero alle elementari. E ho voglia di rileggerlo, quindi adesso faccio una cosa, ho bisogno di un bel bagno, quindi mi vado a mettere l'acqua
vado a fare un bel bagno e nel frattempo leggerò questo. Ciao ragazzi! Prima di tutto non fate caso ai miei capelli perché sono distruttissimi, perché sembrano tutti strani semplicemente perché mi sono fatta il bagno, cioè quindi mi sono lavata i capelli, ma non me li sono allisciati, quindi non mi sono appunto allisciata la frangia perché non c'avevo voglia. Ma comunque, passando alle cose interessanti, adesso sono circa le 9:30 e io sono riuscita a finire il canto di Natale e direi che per oggi potrebbe anche bastare. Da ieri sera alle 10 io ho letto circa 80 pagine della Corona di Fuoco, 100 pagine di questo e siamo a 180 più 230, diciamo all'incirca 410 pagine all'incirca, e devo dire che per me sono tantissime, considerando che io di solito leggo sulle 30-40 pagine al giorno di media, nel senso quando un libro mi piace sì e no e leggo circa 40-50 pagine. Wow! Allora, comunque sia, ho scelto delle letture che mi sono piaciute molto, ne parlerò meglio appunto su Instagram, comunque ci farò dei discorsi un pochino più articolati, però devo dire che mi sono piaciute molto, mi sono divertita molto a entrare nel mondo della Bardugo, che ancora non l'avevo mai letta io, e mi è piaciuto un sacco finire La Corona di Fuoco. Adesso non domani, perché domani prenderò una bella pausa, anche perché devo studiare e oggi mi sono data la pazza gioia, però appunto domani non leggerò perché non ce la farei fisicamente a farlo, però poi inizierò appunto molto probabilmente, non so se leggere Gideon la Nona oppure Queen of Shadows, quindi diciamo ve lo farò sapere magari su Instagram. E niente, quindi io direi che a questo punto il vlog può concludersi qua. Io spero che questa readathon vi sia piaciuta, magari con il tempo riguarderò questo video e dirò di essere migliorata o peggiorata, non lo so. Nel frattempo io vi do un bacione e alla prossima!